Benvenuti a questa nuova puntata degli ultimi arrivi. È una puntata, ragazzi, un po' strana, diciamo, non è ricchissima perché questo mese stranamente non mi sono arrivate tantissime limited, solo un pacco, ragazzi, con dentro mi pare tre limited, quindi davvero pochissime questo mese come limited. Per fortuna sono arrivati un po' di giochi del mese, ho fatto un bel po' di recuperi, poi dovevo prendere qualche retro games e non l'ho preso, c'è anche un extra. Comunque, ragazzi, cominciamo questa puntata come al solito con la sigla che, visto le cose povere, sarà sicuramente una sigla un po' così, quindi vai con la sigla. Questa sigla ci sta sia con il periodo un pochino così e sia perché questa è una puntata quasi tipo sigla, diciamo. Ma pazienza, ragazzi, cominciamo la puntata, cominciamo con i giochi del mese, perché almeno giochi del mese ne abbiamo, quindi vai con i giochi del mese. Nonostante tutto, in questo mese sono usciti dei bei giochi, ragazzi, e infatti qualcuno di questi me le sono procurati. Cominciamo da questo, da Final Fantasy VII Remake. Questa è la Deluxe Edition, edizione da collezione, non la Mega Collector con dentro la moto, che sarebbe stata bella, ma costava sui 300 euro. Quindi ho preferito prendere questa, che invece costava 100 euro, e l'ho presa direttamente dal sito di Square Enix e... abbiamo già fatto l'unboxing, quindi potete andare a vedere il video per vedere tutti i contenuti, ma nell'unboxing mi sono dimenticato di farvi vedere che Square Enix mi ha mandato anche questo laccetto per mettere il vostro portachiavi con i personaggi di Final Fantasy, come potete vedere. Quindi c'era anche un omaggio insieme alla Deluxe Edition di questo gioco, di cui, visto che abbiamo un sacco di tempo, adesso vi farò una recensione a modo mio, come abbiamo fatto quella di Red Dead Redemption 2. Parliamo di Final Fantasy, che uscì da noi in Europa nel 1997 su PlayStation 1. Eccolo qua, non come nell'unboxing che vi ho fatto vedere l'8, ma questo è il 7, ce l'ho anche. Uscì su PlayStation 1 e dopo tantissimi anni finalmente è, diciamo, rinato anche su PlayStation 4 in questa versione remake del gioco originale, in cui è stata mantenuta, diciamo, la storia principale simile, uguale praticamente, persino all'inizio l'intro è molto molto simile, con il treno che arriva. Tutta la intro qui era fatta in computer grafica, qui per il momento diciamo che è fatta in grafica di gioco, ma poi ci ritorneremo. Ma diciamo che questo remake non sarà come questo un unico gioco in un'unica, diciamo, scatola, ma è stato suddiviso in varie puntate. Si dice, si vocifera che possano essere 3-4 puntate, vedremo quante saranno. Quindi qui abbiamo solo la prima parte, che probabilmente è quella che corrisponde al primo CD. Essendo i CD 4, secondo me saranno 4 puntate. Comunque, dicevamo, questo gioco è stato riportato, rifatto, per il momento solo in esclusiva su PlayStation 4, ma arriverà anche su PC e secondo me poi arriverà anche su Xbox One. Il gioco l'ho provato e vi devo dire che è veramente un altro gioco, un altro capolavoro, come era un capolavoro Red Dead Redemption 2. Questo è tutto un altro tipo di gioco, completamente diverso. Lì abbiamo un gioco dove voi potete liberamente girare all'interno di un mondo completamente libero. Qui siete un pochino costretti a girare inizialmente proprio per forza dove dice il gioco, poi sarete un po' più liberi di girare nelle varie zone della vostra mappa, ma seguendo dei percorsi lineari con alcuni bivi ogni tanto, però non potete andare dove cavolo volete, quindi è molto più lineare. La struttura del gioco riprende quella di Final Fantasy VII originale, che praticamente era un gioco di ruolo, con i combattimenti a turno
dove voi viaggiavate nel mondo, poi vi usciva all'improvviso un nemico, cambiava, diciamo, l'interfaccia di gioco e si poteva scegliere che azione fare, cioè attaccare, usare una magia, un oggetto, eccetera. E c'era una barra che praticamente scorreva e vi faceva capire quando era il vostro turno del vostro personaggio, perché potevate usare quattro personaggi alla volta, o quando era quasi il turno di fare un'azione al vostro nemico. E quindi da questo si capiva un po' come muoversi. Se stavate fermi, quello si caricava sempre e vi ammazzava. Dovete essere anche un pochino più veloce rispetto ai soliti JRPG dove avevate tutto il tempo del mondo. Finché non scegliete voi cosa fare, potevate aspettare. E qui hanno cambiato un po' le cose, perché l'hanno reso un pochino più, diciamo, al passo con i tempi e più interattivo, nel senso che il combattimento lo fate voi, diciamo, perché stringendo un bottone praticamente il vostro personaggio combatte e fa l'azione di, per esempio, colpo normale, oppure con un altro pulsante fa l'azione di colpo potente, che a volte è super potente, cioè una barra che si carica diventa super potente, ma contemporaneamente ci sarà sempre questa barra che si carica, l'ATB mi pare che si chiama, che praticamente vi permette di usare le vostre abilità speciali, le vostre magie. Tra l'altro aumenterà di lunghezza questa barra e verrà suddivisa, quindi alcune magie utilizzano due pezzettini della barra, andando avanti sicuramente anche di più, però almeno in questo capitolo sono al massimo due, almeno io l'ho finito tutto e non ne ho viste più di due. E poi potrete usare anche le magie, potrete invocare alcuni personaggi che nel primo erano, diciamo, più importanti. Quando arrivava l'invocazione distruggeva mezzo mondo, qui sì, c'è, ma non è poi così potente la distruzione di questa invocazione. Tra l'altro rimarrà in gioco per un certo di tempo, ci sarà un'altra barra che indica il tempo per cui questo mostro, questa evocazione rimarrà in gioco, e potrete fargli fare anche all'evocato, diciamo, le sue mosse speciali in base sempre alla vostra barra che si carica. In più, anche qui potrete combattere da soli oppure, mano a mano che il gruppo aumenta, con altri tre personaggi alla volta, quindi mi sa che anche il primo era tre, non quattro, tre alla volta. E potrete decidere di cambiare proprio il vostro personaggio mentre state giocando, con i digitali del vostro pad cambierete personaggio e andrete a utilizzare l'altro personaggio che vi permetterà di fare le sue mosse. Per esempio c'è Barret che spara da lontano, utilissimo per uccidere i nemici che stanno lontani, che non potete colpire con la spada, quindi passate a lui, andate a colpire. È una cosa molto tattica, diciamo, molto tattica, perché in base ai vostri nemici voi potrete iniziare a colpire il nemico con un avversario, lui si concentrerà su questo nemico, cambiate il vostro giocatore e lo attaccate magari da dietro o in punti speciali, perché ci sono alcuni punti dei boss che vanno colpiti per farli diventare sempre più deboli. E così dovete studiare voi nella vostra testa una tattica di attacco con i vostri personaggi, diversificate. In più dovete calcolare far aumentare la barra per poter fare una mossa speciale di un particolare personaggio, oppure permettere di dare l'energia a un personaggio che ne ha di meno, o con una magia, o con una boccetta di energia. Insomma, dovrete studiarvi delle tecniche di combattimento che vi aiuteranno nei vari combattimenti, perché ogni combattimento è diverso dall'altro. Ci sono tantissimi boss da affrontare, uno più forte dell'altro, quindi ragazzi non sarà semplice andare avanti. Ma attenzione, perché non è che dovrete essere degli espertissimi di strategia o di giochi di ruolo, perché potrete impostare inizialmente tre livelli di difficoltà. C'è il livello normale, che è un livello comunque abbastanza difficile, qui sarà importante la strategia. Alcuni boss io ho iniziato con il livello normale fino a quasi dopo circa metà, quindi intorno a 20 ore, non riuscivo più ad andare avanti, ho dovuto abbassare di un livello perché erano troppo forti. Infatti poi c'è un livello più semplificato dove vale sempre tutta la cosa della strategia, però
almeno sono più semplici i nemici, più facili da abbattere. Poi io ero arrivato a un certo livello di esperienza, quindi per me sono diventati ancora più facili, però non ce la facevo più dopo aver provato 3, 4, 5, 6 volte, abbassiamo il livello. Poi non l'ho più alzato perché mi sono fatto prendere dalla storia e sono andato avanti con questo livello più facile, ma addirittura c'è un livello ancora più semplice dove sarà il computer che gestirà i vostri avversari, vi renderà tutto più semplice, potrete concentrarvi sulla storia, perché ragazzi la storia è veramente un qualcosa di eccezionale, i personaggi sono caratterizzati veramente ottimamente, vi affezionerete a tutti, anche dei nemici vi affezionerete perché sono tutti caratterizzati così bene e sono anche realizzati graficamente in modo veramente eccezionale. Penso che sia il gioco con i personaggi poligonali migliori che io abbia mai visto finora in tutti i giochi. Sono sicuramente migliori di quelli di Red Dead Redemption, che avevano alcuni difetti. Sono meglio anche di quelli di Resident Evil, perché sono proprio perfetti, nei minimi dettagli sono curati, dalla gocciolina d'acqua negli occhi, non so come, proprio i puntini sulla pelle quando fanno le inquadrature da vicino, non ho notato nessun difetto, tutti gli arrotondamenti perfetti, sono veramente perfetti, i personaggi principali sono perfetti, un po' meno perfetti sono i personaggi secondari, almeno nella prima fase di gioco, quando sarete nei quartieri sotto alla città. Tra l'altro, secondo me, fatti un po' non perfettamente, non hanno una grafica eccezionale questi primi livelli. Sì, ho capito, è una discarica, è una città distrutta, che sono solo dei pezzi di case rotte, però si poteva curare un pochino meglio questa parte. Altro problema che c'è, del quale tutti si lamentano, è le texture che sono a bassa risoluzione, fatte male. Non è proprio così, perché mi sono accorto che anche nei livelli più avanzati, dove la grafica, ragazzi, lì diventa veramente bellissima, praticamente si nota che quando c'è qualche pezzo di sfondo che si possa muovere, tipo una porta, compare prima il poligono della porta, sopra il poligono viene caricato una prima texture a bassa risoluzione a quadrettini, e poi dovrebbe essere caricata la texture a risoluzione alta, diciamo, con gli effetti di luce, di rifrazione, insomma, con gli effetti che dovrebbero esserci sulla porta. Ma che succede? Che praticamente il sistema non la carica. Non è che non c'è, perché mi sono accorto che in alcuni livelli poi, se voi vi bloccate un po' fermi lì, poi la carica. Quindi poi vedete la porta come effettivamente deve essere, non con questi poligoni quadrettosi. Quindi secondo me è un errore, probabilmente di qualche algoritmo che non va a calcolare la texture finale, quindi sembra che sia stata fatta male, che sia a bassa risoluzione, invece è un errore probabilmente di qualche algoritmo di calcolo dei poligoni, delle texture sui poligoni. Per fortuna errori di questo tipo non ci sono sui personaggi e per fortuna nei livelli avanzati non compaiono più questi problemi. Ci sono i livelli all'interno del quartier generale della Shinra che sono qualcosa di eccezionale. Quando andate nei laboratori sotterranei, veramente sono rimasto proprio a bocca aperta, non ho mai visto una grafica così bella, veramente eccezionali. Bisogna dire invece che hanno usato dei trucchetti, secondo me, ad esempio nelle scene di intermezzo. Infatti sono così perfette, movimenti veloci, ma troppo veloci, senza nessun errore, senza nessuna imperfezione, che secondo me alcune scene non sono proprio calcolate in tempo reale, ma secondo me sono dei video che hanno introdotto, perché vi accorgete in alcuni punti che c'è tutta la scena, poi la scena passa al gioco vero e proprio senza che voi ve ne possiate accorgere che si interrompe il video e parte. Però notate che la grafica è un pochino differente, notate i personaggi che là sono ancora più perfetti, già sono perfetti ma là sono ancora più perfetti, e vedete che qualcosina cambia, i fondali cambiano. Comunque, anche se fosse che sono dei video inseriti tra i pezzettini calcolati in tempo reale, non lo so se è così, ma mi pare che sia così. Se fosse così, l'hanno fatto così bene che non ve ne accorgerete per niente. Veramente perfetto. Come fu ai tempi di Final Fantasy. Guardate l'introduzione. C'è l'introduzione col video, poi passano al gioco vero e proprio. E lì si nota, ma è stato fatto comunque bene. Qui non si nota assolutamente.
probabilmente è solo una mia teoria, non so se sia così, però secondo me è così. E altra cosa, altro trucchetto che hanno usato, si ispira proprio al vecchio Final Fantasy VII. Infatti qua i personaggi erano poligonali in un mondo però bidimensionale, tipo Resident Evil 1 e 2, insomma, dove c'erano i personaggi poligonali che si muovevano in praticamente delle fotografie, e quando passavano fuori dal livello cambiava la foto e si muovevano all'interno di questa fotografia, ma sembrava tutto disegnato così bene che sembrava tutto 3D. In realtà non era così. Cosa hanno fatto invece in questo Final Fantasy VII? Hanno realizzato, qui è tutto 3D, il mondo di gioco, i personaggi, però praticamente se il mondo di gioco diciamo che è questo, tutto ciò che è fuori era inutile calcolarlo poligonalmente, realizzare le montagne con tutte le texture e diminuire la grafica del mondo interno, diciamo così. Così che hanno fatto? Hanno usato delle fotografie tridimensionali, ovvero è come se il mondo ci fosse all'interno una foto rotonda, così che se voi vi muovete è come se vi dà l'impressione che il mondo al di fuori sia 3D. Questa cosa è già stata usata in vecchi giochi, tipo, mi ricordo, in Dead or Alive 1, mi pare anche in Tekken, anche in Virtua Fighter 2, c'era il mondo esterno che era una foto, il mondo interno che era poligonale, mentre combattevano si muoveva e sembrava che tutto fosse poligonale, però in realtà gli sfondi erano delle foto. Qui è ancora meglio fatto perché c'è tipo una tridimensionalità, tipo i video virtuali che voi vi muovete all'interno, vi sembra che sia tutto in 3D, in realtà è come se fosse siete in una palla, con il video montato su questa palla e vi muovete e vi sembra tutto tridimensionale. In più ci sono anche effetti di luce che provengono proprio da puntini sul disegno e fanno l'effetto di luce all'interno e vi fa sembrare tutto, tutto perfetto. Però se state un po' attenti ve ne accorgete che non è un mondo poligonale tipo quello di Red Dead Redemption, che è tutto fino in fondo poligonale, tranne magari in fondo il cielo, però diciamo che è tutto poligonale. Invece qua ci sono un pezzo poligonale e poi tutto disegnato, ma è stato fatto anche questo molto bene, e sia di questo sia del fatto che, secondo me, non sono sicuro, ma secondo me, del fatto che ci siano dei video interlacciati con la grafica di gioco, è stato fatto tutto così bene che nemmeno ve ne accorgerete. Quindi ragazzi, devo dire, in totale la grafica di questo gioco è eccezionale, ripeto, salvo alcuni problemini come i personaggi secondari, che invece sono stati fatti con meno cura, si proprio nota. Addirittura ci sono dei doppioni, cioè voi girate e trovate un tipo di personaggio con quella maglietta, quei pantaloni, dopo un po' ritrovate lo stesso, dopo un po' lo stesso, quindi 3-4 gemelli uguali. Questa cosa avrebbero potuto curarla, perché non è che sono miliardi di personaggi come appunto in Red Dead Redemption, dove comunque non trovate mai un personaggio uguale all'altro, e qui in un paesino di, diciamo, un 100 persone trovate già 5 uguali. Questa cosa potevano curarla meglio, anche i personaggi secondari potevano un pochino pochino farli un pochino pochino meglio, però passati i livelli iniziali, ripeto, andrete avanti, non ci saranno più questi personaggi secondari e tutto diventerà veramente uno spettacolo per gli occhi, è veramente qualcosa da non perdere, sia per quanto riguarda grafica, sia per quanto riguarda il sonoro, che anche qui il sonoro è fatto veramente bene perché si adatta ai combattimenti, e diciamo qualche musichetta l'ho trovato un pochino fastidiosa, soprattutto quelle che si collezionano, non era proprio eccezionale, però diciamo nel complesso è fatto veramente bene, alcuni pezzi sono così belli che mi fermavo lì per ascoltare solo la musica, quindi sicuramente merita. La grafica, abbiamo già detto che è stratosferica, a parte questo errore di problema di ottimizzazione che secondo me con qualche patch prima o poi risolveranno, o forse nella versione PC non ci sarà proprio questo problema, comunque è solo in alcune parti, diciamo all'inizio, poi non si nota più questo problema. E questi trucchetti che comunque sono stati fatti così bene che va premiata Square Enix per come li ha fatti. E quindi ragazzi, tutto questo unito a una storia strabiliante, una delle più belle storie nel mondo dei videogiochi, che chiunque ami i videogiochi deve fare una volta nella vita. Se non volete farvi quello nuovo, rifatevi l'originale, perché è una storia che non va persa, non va persa assolutamente, va giocata. Poi, per chi non mastica la lingua, qui era in inglese, qui è tutto in italiano, quindi ragazzi, assolutamente imperdibile. Io ve lo consiglio, se non nella Collector Edition, naturalmente c'è anche la versione normale,
da non perdere, un gioco che tutti dovrebbero giocare nella vita, anche chi non ha mai giocato giochi di ruolo, perché non è un normale gioco di ruolo dove dovete far crescere il personaggio. Sì, ci sono anche queste cose, ma se giocate a livello super facile non è essenziale, riuscite ad andare tranquillamente avanti senza farvi le missioni secondarie. Tra l'altro le missioni secondarie all'inizio sono un po' monotone, non come altre missioni tipo Red Dead, prendo sempre di riferimento Red Dead perché è l'altra recensione che abbiamo fatto, lì le missioni secondarie erano così belle, quasi più belle del gioco principale a volte, che vi concentravate e le volete fare tutte. Qui diciamo sono un po' ripetitive, sempre uguali, non sono proprio bellissime le missioni secondarie, ma se giocate a un livello normale le fate perché dovete potenziarvi sempre di più, quindi le fate. Quindi a livello facilissimo le potete saltare tutte perché non sono essenziali. E con questa bella lunga recensione, a modo mio, abbiamo parlato anche di questo gioco, altro capolavoro, e quindi da parte mia vi consiglio assolutamente a chiunque, dall'amante del gioco di ruolo a chi non ha mai giocato un gioco di ruolo, di prenderlo e giocarvelo, perché rimarrete sicuramente soddisfatto, se non altro per la storia, perché è veramente ottimo. E poi andiamo avanti, perché questo mese ho preso anche un altro gioco del mese che è arrivato proprio all'ultimo, ieri mi è arrivato, ovvero Daymar 1998 Black Edition. Non l'ho ancora aperto, non l'ho provato. E questo gioco, ragazzi, è stato anche lui un pochino travagliato, perché è prodotto da una software house italiana, Daymar Studios, che praticamente hanno iniziato con l'idea di voler produrre il remake di Resident Evil 2. Avevano già cominciato a realizzarlo, stava venendo veramente molto bene, anche se quello di Capcom poi alla fine è stato ancora meglio. Però Capcom stava comunque lavorando anche già al remake, così si sono messi d'accordo con Capcom, ha dato alcuni consigli, alcune cose, e hanno cambiato un poco, diciamo, le ambientazioni, la storia, e hanno realizzato un gioco simile a come doveva essere il remake di Resident Evil 2, ma con una storia nuova, un personaggio nuovo. Il gioco non è malaccio, ragazzi, io ve lo consiglio, perché c'è chi lo disprezza, invece secondo me non è proprio male. Non è certamente a livello di Resident Evil 2, anche graficamente non è allo stesso livello, c'è qualche problema anche di giocabilità, però io vi consiglio di provarlo, anche perché non ha un prezzo di 70€, un prezzo budget. Infatti io, questa è la limited edition, che si chiama Black Edition, e contiene all'interno alcuni adesivi, alcune spille, e l'ho pagata 49€ dal sito di Amazon Spagna, perché quando l'ho ordinata era solo disponibile là, poi è stata messa anche in vendita da altre parti, per esempio da Multiplayer, cioè comunque io l'ho presa là, 49€ da Amazon Spagna, e sono contento perché comunque a me il gioco piace. E infine questo mese mi è arrivata un'altra collectorona, che è qui sotto perché è gigante, che ho messo qui sotto perché è veramente gigantesca, eccola qua, è la mega ultra gigantesca collector di One Piece Pirate Warriors 4, che si chiama Kaido Edition, e che doveva uscire il mese scorso, anzi è uscita sia nella versione digitale che nella versione fisica il mese scorso, ma la versione, la Collector Edition, è stata spostata al mese dopo, quindi a questo mese, e questo mese mi è arrivata, quindi un gioco del mese, perché è uscita questo mese, ma in realtà è un gioco del mese scorso, perché doveva arrivare il mese scorso. E l'ho pagata 129€ da Amazon Italia, e l'ho preordinata subito perché c'era uno sconto, se no mi pare che costa 139. E ragazzi, devo dire che c'è una sfiga qui che è arrivata per questa collector, perché io pensavo di aver ordinato la versione PlayStation 4, infatti, e invece, come vedete, la versione Xbox One. E quindi, ragazzi, potevo mandarla indietro, ma poi ho visto che non c'è più disponibile, o che adesso costa un sacco di soldi. Tra l'altro questa versione è quella graficamente migliore tra quella Switch, PlayStation 4 e Xbox One, quindi alla fine me la tengo e va bene così. Tra l'altro a me piacciono un po' di più le collector Xbox One con questa fascia verde rispetto a quelle di PlayStation 4 con la fascia blu. Comunque va benissimo così. Questo è altro gioco del quasi mese, non so come chiamarlo, comunque è sicuramente un gioco del mese, e questo è il gioco più grosso, tra l'altro, che mi è arrivato questo mese. E con questo è tutto con con i giochi del mese. Andiamo a vedere i recuperi, perché tra i recuperi anche lì ci sono un bel po' di giochi che ho recuperato un po' in giro, quindi vai con i recuperi. E
questo mese ho recuperato qualcosina visto che non arrivava niente, quindi mi sono messo alla ricerca di qualche offerta. Sono tutti arrivati da Amazon Italia e vediamo un po' cosa mi è arrivato. Ho trovato questo Super Beat Sonic EX che per Nintendo Switch, che praticamente è un Rhythm Games stile i vecchi Dance Dance Revolution, per chi se li ricorda, con in cui bisogna premere il pulsante giusto al momento giusto, fare il movimento con l'analogico al momento giusto. L'ho provato, l'ho aperto, il gioco è nella Switch, devo dire che mi è piaciuto un sacco perché mi ha portato indietro, ma proprio indietro ai tempi di Dance Dance Revolution o di quei giochi che ora mi sfuggono il nome, che uscirono sulle prime PlayStation di Konami, che mi piacevano un sacco. C'era anche il tappetino per giocare sul tappetino. Un po' meno qua non mi piace la posizione dei tasti su Nintendo Switch, perché bisogna premere sia i pulsanti A, B, X, Y in modo tale che il pulsante sopra sia nella fascia sopra, quello centrale nella fascia centrale, quello di sotto nella fascia centrale, e la stessa cosa avviene dall'altra parte con i pulsanti digitali sopra, sotto e sinistra, da premere nei momenti giusti. Ma cosa succede? Che su Switch i pulsanti sono traslati, ovvero il digitale corrisponde all'analogico dall'altra parte, ma ci sono anche mosse da fare con l'analogico, tipo spostarlo in su, spostarlo in giù, e quindi il cervello si confonde e vuole muovere il digitale in su, invece muove l'analogico, e viceversa dall'altra parte. Quindi per me è risultato difficilissimo giocare su tre tracce. L'ho dovuto semplificare e giocare su due tracce, cioè solo con sopra e destra, ma comunque anche lì si usa l'analogico. E a volte spesso sbaglio, non riesco a fare delle tracce perfette. Probabilmente su PlayStation 4 il gioco funzionerebbe meglio, perché gli analogici e i digitali sono in corrispondenza. Quindi probabilmente me lo recupererò anche lì. Vedrò se è una questione mia con i pulsanti messi al contrario che non riesco, o se è proprio che non riesco a giocare, che sono una schiappa, che mi sa che è più probabile questa seconda opzione. Comunque bellissimo questo gioco, l'ho pagato 14,90€, era in offerta, pochissimo, su Amazon Italia. Ve lo consiglio perché è divertentissimo sicuramente. Le musiche sono un po' più... ci sono un sacco di musiche giapponesi e coreane, solo qualche musica americana, diciamo, però non sono male, sono orecchiabili. Quelle americane sono belle, devo dire, belle musiche dance. Mi è piaciuto, magari con qualche traccia migliore sarebbe stato ancora meglio. Poi mi sono preso un altro gioco un po' strano che è uscito il mese scorso, tra l'altro un paio di mesi fa al massimo, ovvero Kill la Kill If The Game, che abbiamo visto anche in una delle puntate delle uscite videoludiche. Si tratta di un picchiaduro a incontri ambientato in questo mondo di questo anime che io veramente non conosco, questo anime in cui ci sono degli assassini che fanno questa specie di incontro e si devono uccidere uno con l'altro. Graficamente particolare perché è sia in cel shading, quindi ti dà un'idea di guardare l'anime, ma ha queste animazioni scattose che lo fanno ancora più sembrare l'anime, quindi è particolare, interessante, non è male. Poi non costa tantissimo, anche questo l'ho pagato 14,90€ in offerta da Amazon, quindi a questo prezzo ve lo consiglio, un gioco quasi nuovo ve lo consiglio assolutamente, provatelo perché è un gioco interessante. Poi mi sono messo a recuperare, visto che è uscito questo mese un altro giocone, ovvero Resident Evil 3 Remake, poi si chiama solo Resident Evil 3, però è il remake di Resident Evil 3, non l'ho preso, volevo la collector, ma non l'ho ordinata in tempo e l'ho persa, come ho perso anche quella del 2. Speravo in un'uscita del gioco nella versione Pix & Love, come ho preso quella del 2, ma non è uscita, quindi lo recupererò quando abbasserà il prezzo in versione normale. E nel frattempo mi sono recuperato altri Resident Evil. Ho preso Resident Evil Origins Collection, sempre da Amazon, però da Amazon UK, l'ho pagato 19,90€, con il cambio è uscito circa, diciamo, 20€, 19€, costava 17 sterline, non mi ricordo, qualcosa del genere, comunque più o meno è uscito 20€, e questa compilation contiene i due capitoli che uscirono su GameCube, il remake del primo Resident Evil più Resident Evil 0, che racconta come tutto è nato. Giochi rifatti con una grafica ancora più bella, già quella per GameCube vi lasciava veramente a bocca aperta, veramente eccezionale, con bellissimi effetti di luce,
Fatto veramente bene, mi è piaciuto un sacco la versione GameCube. E qui hanno lasciato intatta l'atmosfera, il tipo di giocabilità che forse ormai non è più tanto al passo coi tempi. Comunque l'hanno rimasto tutto invariato, hanno migliorato un po' la grafica, hanno fatto tutto in alta definizione. Anche questo, se non avete mai... strano, ma se non avete mai giocato i primi capitoli di Resident Evil, ve lo consiglio perché sicuramente la versione migliore è disponibile al mercato, almeno se non faranno prossimamente un remake del primo, come hanno fatto il secondo e il terzo, magari rifanno anche il primo e lo zero con lo stile del 2 e del 3, ma vedremo. Comunque ve lo consiglio, a questo prezzo assolutamente da avere. Poi mi sono recuperato anche Resident Evil 4, uno dei capitoli sicuramente più belli della saga di Resident Evil, che mi sono giocato su GameCube. Infatti nacque come esclusiva per GameCube, poi è uscita anche su PlayStation 4, è uscito su Nintendo Wii, su PC e adesso è uscito anche sulle console di attuale generazione in versione non rifatta, uguale, ma in alta definizione. E si vocifera, ragazzi, che il prossimo gioco in uscita tra i remake sia proprio il remake del quarto, ma non credo che esca su PlayStation 4, visto che già c'è questo, ne fanno un altro uguale, non credo, ma penso che sarà un gioco per la prossima generazione, quindi probabilmente uscirà l'anno prossimo su PlayStation 5 e la nuova Xbox, sicuramente, perché non avrebbe senso farlo uscire su PlayStation 4. Inoltre, già stanno lavorando per far uscire Resident Evil 8, che invece uscirà sia sulla 4 che sulla 5 di PlayStation, quindi vedremo un po' come andrà avanti. Anche questo l'ho pagato 20 euro da Amazon Italia, anche questo, se non l'avete mai giocato, ve lo consiglio. Questa forse la versione migliore è quella PC, comunque dopo quella PC la migliore è quella per PlayStation 4 e Xbox One, quindi anche questa ve la consiglio assolutamente da avere, da giocare assolutamente. E a proposito di Xbox One, un'altra, tra virgolette, sfiga mi ha portato ad avere Grand Theft Auto 5 versione Premium Edition, che ho già Grand Theft Auto 5 per PlayStation 4, l'ho già giocato, l'ho finito, ma ho preso questa versione per un amico che, come al solito, la prendo, arriva, gliela do e mi dice no, ma io ho Xbox 360, ma... mi dicono prima prendimela per Xbox One e poi hanno Xbox 360. Quindi dovevo mandarla indietro ad Amazon, ma siccome che ci ha messo un mese per arrivare, perché praticamente è arrivato da un venditore francese su Amazon, alla fine glielo dovevo rispedire io, me lo son tenuto, tanto l'avevo pagato 18,90 euro, quindi è un prezzo buono. E la versione, mi sa, israeliana o inglese, comunque, perché... dietro, no, non è inglese perché qui non c'è il simbolo dei giochi inglesi, però è scritto tutto in inglese, poi qui ci sono dei simboli in arabo, penso in israeliano, quindi penso che questa sia la versione israeliana, che però una volta installato vi installerà anche la lingua italiana, non come, se vi ricordate, i primi tempi. Copax! Che è successo? Ho trovato un apparone! Apparone! GTA 5 a 50 euro! Dai, no! Sì! Ma a GameSpot! Mai sentito questo? Vieni, dobbiamo correre però. Andiamo! Dai! Zio! Ah, questo è GameSpot? Sì. Buonasera! Buonasera! Cercavamo, abbiamo visto l'offerta del mitico GTA 5 per PS4 a 50 euro! Esiste ancora questa offerta? Sì, va bene. Sì. Eccolo. Lo prendiamo subito. Ho dimenticato il portafoglio. Va bene, lo pago io perché a questo prezzo è ottimo, veramente ottimo. Ecco lei. Buonasera. Ciao Copax, come va? Oh, ciao Diabolik, tutto a posto, ho appena finito di fare gli ultimi arrivi, guarda qua, questa ciao. Volta... questa volta le abbiamo fregate, abbiamo preso GTA 5 a 50 euro day one invece che 70. Io te l'avevo detto, te li fregavamo. Aspetta un attimo. Che cazzo d'amore? Che c'è scritto qua? È la versione cinese! È la versione asiatica con la lingua cinese e inglese, non c'è mai quello. Mi prendi per il culo. No, guarda, cinese. Lingua cinese? Lingua cinese? Ma vaffanculo!
Oh, c'hanno... È il mio gioco! È giochi in cinese, no? Come avete visto, non era andata tanto bene perché lì la lingua non c'era la lingua italiana. Invece qui c'è anche l'italiano, quindi anche questo mi sono recuperato, mi mancava. Comunque lo lasciamo in celofanato e lo conserviamo. E con questo è tutto anche con i recuperi, non tantissimi comunque, diciamo ci sono dei bei recuperi. Magari se continua questa scarsezza di giochi limited, il mese prossimo mi recupero qualcosina in più come giochi normali. E passiamo alle limited, come vi ho già detto ce n'è, mi è arrivato un unico pacchetto, quindi andiamo a vedere cosa conteneva questo pacchetto da Limited Run, vai! Sì ragazzi, è arrivato un unico pacchetto da Limited Run che conteneva questo, ovvero due giochi per PlayStation 4 e uno per Nintendo Switch, più altre cosine che adesso andiamo a vedere. Per PlayStation 4 c'erano Costume Quest 2, questo gioco particolare, tutto con grafica in cel shading, quindi tipo cartone animato, con visuale dall'alto, volo d'uccello, che è un misto tra un gioco di ruolo e un'avventura grafica. Infatti è realizzato da Double Fine, che sono espertissimi in avventure grafiche, molto belle le loro avventure grafiche, ma ci hanno messo qualcosa da gioco di ruolo. Infatti potrete girare nel mondo, parlare con la gente, aumentare di livello, insomma è un gioco molto particolare, perciò me lo sono preso. Come al solito i giochi per PlayStation 4 costano intorno ai 30 euro, anche questo l'ho pagato così, $25 più spedizione eccetera, arriva a costare 30 euro per adesso, perché i prossimi invece sono aumentati, perché le spese di spedizione sono aumentate da 6-8 euro a 12-22 euro, non so perché, sono aumentati i tempi, non stanno spedendo niente, è aumentato anche il costo dei giochi, ma va bene così, infatti mi sa che diminuirò un po' gli acquisti da Limited Run, vediamo un po' perché qui le cose stanno diventando pesanti. Comunque non è arrivato solo questo, tra l'altro è arrivato con la sua card che ora non vi faccio vedere da tanto tempo, oggi ve la faccio vedere. Poi è arrivato Battle Princess Madeline, che è invece, anche questo per PlayStation 4, che invece è un platform, anche questo misto tra un gioco di ruolo e un platform, con una bella grafica in stile 16-bit, una bella storia. Questo ve lo consiglio, è veramente un bel gioco, magari trovatelo in versione digitale in qualche offerta, perché è veramente un bel gioco assolutamente da giocare, consigliatissimo agli amanti dei retro game, soprattutto con questo stile 16-bit. Anche lui mi è arrivato con la sua card da collezione. E poi mi è arrivata la versione Nintendo Switch sempre di Battle Princess Madeline, che si chiama Royal Edition, e che nonostante il nome faccia pensare che possa contenere qualcosina in più rispetto alla versione PlayStation 4, in realtà contiene qualcosina in diverso, diciamo così, perché manca lo story mode single player, ma gli hanno aggiunto una specie di sessione di allenamento più una sessione multiplayer, che però lo rende inferiore alla versione PlayStation 4. È per questo che ho preso pure la versione PlayStation 4, perché come sapete ho detto che voglio prendere almeno tutti i giochi Switch in versione normale, delle versioni da collezione, quelle numerate, e quindi me lo sono preso, ma mi sono preso anche la versione PlayStation 4 se me lo voglio giocare, perché è molto meglio quella versione. Anche lui mi è arrivato con la sua card, pagato di più tra l'altro, perché i giochi per Nintendo Switch costano di più, questo costa intorno ai 40 euro. E insieme a questo ragazzi mi hanno mandato di nuovo il giornaletto, diciamo, di Limited Run bimensile, con le notizie sui giochi in uscita che hanno fatto uscire le limited, le collector di Limited Run, e mi hanno mandato anche un omaggio visto i ritardi con cui stanno spedendo le cose, ovvero mi hanno mandato una bustina con le loro card, perché volendo si possono acquistare da loro anche le card. E adesso andremo a fare un'apertura, uno sbustamento in diretta per vedere cosa contiene questa busta. Lo apriamo come aprivo ai tempi i giochi di Magic, ovvero dall'alto, lasciando la busta in condizioni buone. Vediamo cosa abbiamo trovato dentro, quante card ci sono, 1, 2, 3, 4, 5, 6 card. Spero non ci siano doppioni di giochi che ho già, probabilmente non riuscirò a capire neanche che giochi sono, questo non si capisce. Per esempio questo sì, Siberia 2, c'è scritto, questo me lo ricordo vagamente ma non ricordo il titolo. Questo si capisce, anche Battle Chief Brigade, che mi pare che questo ce l'ho già. E poi c'è anche questo,
che non si capisce che gioco è, e anche quest'altro che non si capisce, comunque non ho. Quindi ragazzi, comunque è andata bene perché è solo un doppione che si va a unire anche a questa, questa e questa, e adesso le andrò a inserire nell'album e magari un giorno ve li faccio vedere che cose, quante card ci sono, queste card della collezione di Limited Run. Quindi ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda le Limited di questo mese. Purtroppo non è arrivato nient'altro, anche se ci sono centinaia, ragazzi, centinaia di giochi che ancora non mi sono arrivati, e vediamo se e quando arriveranno. Ho diminuito gli acquisti perché non si sa più se arrivano, quindi non vorrei continuare a acquistare e poi non mi arriva più nulla, quindi ho un po' diminuito. Per ora in questo mese mi sono preso solo qualche giochino qui da Limited Run per Nintendo Switch. C'era una bella collector ieri di Street of Rage 4, ma ho lasciato perdere perché per non rischiare, anche per risparmiare, perché non si lavora adesso, quindi è un po' dura. Vedremo un po' come andare avanti. Per ora è tutto con le limite, andiamo a vedere la chicca. La chicca, ragazzi, è un extra incredibile, ma è un extra, quindi vai con la chicca. Eh sì ragazzi, il mese scorso, cioè il mese scorso, questo mese, inizio mese, era Pasqua, e quindi come ogni anno mi sono fatto questa volta da solo l'uovo, visto che i parenti non si potevano incontrare, me lo sono fatto da solo, l'ho aperto, era un uovo, un Kinder Maxi di Super Mario, e all'interno ho trovato il go-kart di Donkey Kong, versione go-kart con il deltaplano, il paracadute per poter volare con il vostro go-kart. Speriamo di trovare quello di Mario da unire al go-kart senza deltaplano che avevo trovato l'anno scorso. Tra l'altro, altra sfiga, ho attaccato l'adesivo anteriore al contrario, quindi l'ho dovuto staccare e riattaccare, quindi adesso è un po' rovinato, però ragazzi, pazienza. Quindi ragazzi, questo mese in pratica non ci sono chicche, nemmeno, non potevo mettere quei giochi di Limited Run. Potevo mettere Final Fantasy VII, ma non è che era proprio una chicca, forse se avevo preso la Collector. Potevo mettere il gioco di One Piece, ma era più una sfiga che una chicca. I giochi normali erano tutti normali alla fine, quindi alla fine ho deciso di dire che questa era la chicca, in realtà questa era solo l'extra. E con questo ragazzi vi saluto e vi rimando a venerdì prossimo con le notizie del TG Games Limited, le nuove notizie, che come avete visto almeno il TG Games della scorsa puntata era ricchissimo di notizie, e anche il prossimo si sta rivelando abbastanza ricco. Al massimo gli inseriamo dentro un'altra puntata dei giochi di Pixel Art, così vediamo cosa c'è da questa bella catena. E ragazzi, per ora è tutto e alla prossima, ciao ciao. Però io voglio fare una sfida al nostro regista, voglio vedere se riesce, quante volte riesce, no. Ma se non volete farvi rifarvi, se non volete far, dovete studiarvi delle si è fatta notte. Normale l'anno scorso, ma l'anno scorso, il mese scorso, ve le ricoglio, ma siccome che ci ho messo un mese, bimensile o trimestrale, cos'è, non mi ricordo, con le uscite di, parliamo di Final Fantasy, che uscì da noi, non ci vedo, porco, torna a gotte che ti assugno un coglione.